i luoghi della città affidati ai cittadini. È uno dei concetti di fondo declinati dall'assessorato alla cultura attraverso una gestione degli spazi comuni che restituisca ad associazioni e singoli cittadini l'uso di aree che finora erano riservate solo ad appassionati e visitatori. È il caso del Palazzo delle Arti di Napoli, che ha inaugurato uno spazio interamente dedicato alle attività per ragazzi dal nome Spazio Kid. Mostre, laboratori, progetti didattici da condividere con scuole ed associazioni per sottrarre spazio tradizionalmente solo museale e renderlo vivo affidandolo alla creatività e alla didattica. Spazio Kids è uno spazio per i bambini nel PAN, un luogo che nella sua trasversalità per le arti accoglierà bambini e ragazzi in laboratori sull'arte, curati da varie associazioni sia nell'ambito appunto della lettura che della produzione artistica che dell'arte creativa con l'ecologia. Un progetto che andrà avanti fino a giugno e che contiamo di sostenere in futuro per dare appunto al PAN questa appartenenza anche dei bambini, per fare in modo che le scuole lo frequentino, che vadano a visitare le mostre che sono sugli altri piani e che si crei una continuità tra un progetto culturale della città, che è appunto il PAN, con le attività educative, e fare in modo che i bambini vedano l'arte da piccoli, ne partecipano delle sue caratteristiche, delle sue forme. L'ambizione dell'iniziativa è anche quella di affiancarsi alla programmazione didattica, potendo sicuramente essere di supporto e di sostegno o anche costituire in sé un'iniziativa formativa di grande rilievo. La cultura parte dalla scuola, inizia con i più piccoli. I laboratori dureranno per tutto l'anno scolastico, quindi diverse associazioni in periodi di tempo diciamo diversi lavoreranno con le scuole che saranno intenzionate a partecipare. Basterà semplicemente telefonare, prenotarsi e i bambini delle scuole potranno intervenire in questi laboratori a seconda ovviamente dell'area di interesse che la loro progettazione didattica, che la progettazione didattica delle scuole avrà individuato come significativa.